Salve a tutti, le quattro chiacchiere di oggi sono dedicate al capolavoro del genere cannibalico, almeno per me, diretto dal maestro compiantissimo Ruggero Deodato. Sto parlando di Cannibal Holocaust del 1980, come dice anche lo strillone in copertina, censurato in 23 paesi del mondo. Ci vediamo nella giungla. Ed eccoci qua, direttamente da una giungla piemontese. Finisco di raccontarvi a breve la storia di questo meraviglioso cult. Allora, censurato in 23 paesi. Censurato perché? Perché questo è uno dei film più violenti che possiate mai vedere. Al suo interno ci sono scene di violenza sugli animali e sugli uomini. Peccato che tutte quelle sugli animali sono reali. Ebbene sì, il regista decise di uccidere degli animali veri e torturarli per rendere, diciamo, più credibile tutto il resto della pellicola, ovviamente, in cui gli omicidi verso gli esseri umani erano finti. Di questo però il buon Deodato dovette giustificarsi anche davanti a un giudice e per questo si fece anche 3 mesi di galera. Sì, perché alla fine delle riprese impose agli attori protagonisti di sparire dalla circolazione per rendere il tutto più realistico. E ai tempi, ovviamente, la violenza sugli animali era tollerata, ma quella sugli esseri umani no. E così anche gli attori in questione dovettero rifarsi vivi, tra virgolette, per testimoniare in tribunale. La trama riguarda proprio un gruppo di documentaristi senza scrupoli che decidono di addentrarsi nel mondo dei cannibali e in questo poi però si verrà a scoprire che gli stessi appunto sono le vere bestie e non i selvaggi. E da lì non sto a spoilerarvi il tutto, ma potete ben capire la critica che c'è dietro tutta questa meravigliosa pellicola. Se siete amanti del cinema estremo, questo film lo conoscerete già o comunque non potrà non diventare uno dei vostri preferiti. Se invece siete deboli di cuore, lasciatelo perdere perché ci sono delle scene davvero, davvero forti. E rieccomi all'ovile, sano e salvo. Concludo il video dicendovi solamente che Cannibal Holocaust comunque è considerato uno dei primi esempi di found footage, ovvero film basato su un filmato ritrovato che poi aiuterà a ricostruire la storia, e difatti le riprese sono per metà cinematografiche e per metà con la macchina a mano, dal punto di vista, diciamo, dei documentaristi protagonisti di tale pellicola. E c'è da dire che la scelta di questo tipo di riprese ha giovato molto sul film, che tuttora è invecchiato benissimo e non risente assolutamente dell'età che ha. Se il video vi è piaciuto, vi chiedo di mettere like. Le mie ovviamente non sono recensioni, ma quattro chiacchiere che servono per spronare anche ad avere qui sotto nei commenti una bella discussione appassionata e appassionante. Quindi vi invito tutti, per chi lo volesse, a commentare qui sotto, e se siete ancora interessati ai miei video e ai miei contenuti, iscrivetevi al canale, tanto è gratuito e non vi costa nulla. Alla prossima, Mr. Volume, anche questa volta si congeda.